Amiche ed amici di Twittami Beautiful, eccoci nuovamente insieme. Oggi vogliamo parlarvi di fake news e fair play. Che cosa c'entrano le bufale? Che cosa c'entra la lealtà con The Bold and the Beautiful? Ve lo sveliamo subito. C'è un video su YouTube che macina molte visualizzazioni raccontando con dovizia di particolari il ritorno di Caroline Spencer, che secondo le anticipazioni del video, che sono così dettagliate, sarebbe viva e vegeta. Innanzitutto vi ricordiamo che il set è chiuso, fermo, da mesi e non si procederà fino all'ok del governatore della California. Dunque Caroline in questo video viene data per viva. Pare che sia stata semplicemente in Giappone per tutto il tempo in cui è stata creduta morta. Caroline Spencer, se ricordate, è una che mette su Instagram pure le foglie di insalata che sgranocchia a il giardino con i grissini pane alba. Come potrebbe il mondo non sapere dov'è, che è viva e posta tutto in ogni momento? E lei che vive di social, come avrebbe mai potuto non leggere della sua stessa morte? Tra l'altro si suppone che tenga d'occhio tutte le produzioni editoriali di suo zio Bill Spencer. Qui non si parla solo di fake news, visto che tutto ciò che c'è nel video è assolutamente falso, ma si gioca sporco, non c'è fair play nei confronti del pubblico. La soap ha molti fan e il video fa leva sulla curiosità per gli spoiler e per le anticipazioni. Non vi è nulla di vero. Le visualizzazioni dunque sono fatte sul nulla cosmico. Qual è la vicenda? Beh, presto detto, qualcuno suona alla porta di casa Forrester e già da questo indizio ogni vero fan di Beautiful sa che il video è un fake. Nessuno suona mai la porta lì a Los Angeles. Chi va ad aprire è Thomas e si trova davanti Caroline, viva e vegeta, che dice: «Ciao Thomas, non mi fai entrare in casa? Sembri sorpreso di rivedermi». E insomma abbiamo anche un dialogo in questo video. Eric e Quinn, presenti in salotto assieme a Ridge, avvertono immediatamente Bill e Kate. Noi l'abbiamo sempre chiamata Katie, ma vabbè. E vanno tutti poi a Villa Spencer chiedendo che fine abbia fatto e perché abbia finto la sua morte, ma lei ovviamente non capisce di che cosa stiano parlando e diceva che tutti sapevano benissimo che lei si trovava in Giappone, laddove Thomas ribadisce, visto che tutti lo guardano attoniti, ribadisce di averla vista morire. Insomma ragazzi, la verità è questa, è che The Bold and the Beautiful è una soap che aggancia l'attenzione di chiunque. Un video del genere ovviamente stuzzica la curiosità dei fan, però era nostro dovere raccontarvi che non c'è nulla di vero in tutto questo e che quando ci saranno delle vere anticipazioni, quelle le troverete sul nostro sito www.twittamibeautiful.it. Alla prossima!